L'arrivo dei pompieri, le fiamme che spaccano i vetri, il ruggito del fuoco che morde le pareti, gli arredi, arriva fino al soffitto, fino a crepare gli intonaci e i pavimenti. Sono immagini inusuali quelle di un incendio in città ottocentesche, quelle in una chiesa, eppure quello che è successo oggi nella sacrestia della chiesa di San Pietro in Sala in via Wagner, a due passi da Pagano e da piazza Piemonte, è proprio questo. Il quartiere è densamente abitato, ma per fortuna l'intervento pronto dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. I danni hanno coinvolto anche un appartamento sovrastante la sacrestia, ma non sono riusciti ad intaccare la struttura dell'edificio. Danni anche a due auto parcheggiate lì vicino. Don Sante Torretta, il parroco della chiesa, ci spiega che l'incendio è scoppiato durante la celebrazione di un funerale. Io personalmente sono aperto alla doppia ipotesi che possa essere stato anche provocato. Non lo so, questo è un dubbio che ho. È impossibile che ci sia, perché persino la precauzione nostra del turibolo che usiamo all'inizio della cerimonia funerale poi viene messo fuori, non dalla sacrestia, e quindi motivi non ce ne sono, ecco, non ci sono elementi. I vigili del fuoco confermano che le fiamme non hanno portato problemi strutturali e per fortuna non hanno ferito in modo grave nessuno. Solo due 25enni stranieri sono stati trasportati in ospedale per una lieve intossicazione per lo spavento dovuto all'incendio scoppiato nella chiesa. I pompieri non sono stati ancora in grado di accertare le cause del rogo che è divampato a poca distanza dal mercato settimanale allestito in piazza. Moltissime persone si trovavano nelle vicinanze, hanno visto il fumo e le fiamme e hanno chiamato il centralino del 115 per segnalare l'alta colonna di fumo. La chiesa recentemente è divenuta nota anche per essere la parrocchia frequentata dall'ex premier Mario Monti.